Buongiorno, allora vediamo un po'. Buongiorno a tutti, ho invitato il professor Saudino, adesso vediamo se arriva. Vediamo se arriva, l'ho invitato adesso. Buonasera, intanto che arrivate, aspetto il professor Saudino per questa nostra chiacchierata che parla di attualità, di filosofia e Covid. Vediamo. Vediamo se entra. Non lo vedo ancora, io l'ho invitato già, riesce a entrare. Matteo Saudino ha rifiutato, vediamo un po' se riusciamo a vedere di farlo entrare. Lo provo a invitare. Eccoci qua. Buonasera, eccomi. Piacere Buonasera, è molto piacere, è un piacere mio, piacere mio. conoscerti e disquisire insieme, perché oggi facciamo questa chiacchierata un po' diversa dal solito, perché parliamo un po' dell'interazione che c'è tra scuola, filosofia, malattie infettive, Covid, modo di vivere un'epidemia. E allora, tu sei professore di filosofia, giusto? Presentati così. Sì, certamente Marco. Io sono un professore di filosofia e storia al Liceo Classico Linguistico Gioberti di Torino e per chi appunto non mi conosce sono un po' l'ideatore di questo canale di divulgazione filosofica che si chiama Barba, la barba icona veramente della filosofia e anche mi appartiene. Che si chiama Barba Sofia, che ha 200.000 iscritti ed è un po' un punto di ritrovo per tutti gli amanti, gli appassionati di filosofia e anche per gli studenti che vogliono preparare le interrogazioni e gli esami. Ecco chi è Matteo Saudino in arte, Barba Sofia. Barba Sofia, bene. Allora, direi che questa potrebbe essere poi l'inizio di una collaborazione qua su Instagram, magari anche su Speriamo. altri. Io vorrei partire da questo. Ti faccio una domanda da $1 milione, perché una cosa di cui un po' mi sono chiesto è: ma come sono state vissute dal punto di vista psicologico, anche un po' filosofico, le pandemie, le pestilenze nella storia? Cioè, abbiamo. Tu, che insegni filosofia, come l'ha vissuta la mente umana? Come ha reagito dal punto di vista così dei comportamenti umani? Diciamo le grandi pestilenze del passato, poi così riusciamo a vedere se c'è un link anche con Certo, l'ultima pandemia. ma guarda, devo dirti che le antiche pandemie avevano chiaramente gettato nello sconforto la popolazione che si era rifugiata nella religiosità, nel sacro, nel mistico e coloro, tra cui i filosofi e anche i medici, che provavano ad affrontarla razionalmente, venivano da un lato considerati cialtroni, dunque ci si affidava maggiormente alla religione e ai sacerdoti, e venivano così dunque dei cialtroni, quasi dei maghi, degli uomini del mistero, e dall'altro venivano invece poi venerati come divinità in terra, ad esempio il vostro padre tutelare, Ippocrate, in seguito alla peste di Atene, ottenne per i suoi studi, per le sue riflessioni, un grande successo, cioè la popolarità di Ippocrate crebbe in seguito alla pestilenza che aveva colpito Atene, di sicuro. Invece nel 300 la
peste, no, celebre del 1347-48, la peste che distrusse l'Europa. Tieni conto che su 90 milioni di abitanti dell'Europa, appunto del 1300, dopo la peste ve ne sono neanche 60 milioni, dunque una peste che riduce di un terzo ovviamente la popolazione. Ebbene, in quel caso, nonostante il progresso in realtà degli anni, c'erano meno medici, meno filosofi propensi alla soluzione, diciamo, al contributo razionale scientifico, ma c'erano più ovviamente interpretazioni religiose. Allora, nel 300 la peste fu vissuta come il castigo divino, ricordiamoci i flagellanti, immortalati anche, no, da Berman, il settimo sigillo, la caccia alle streghe, i pogrom antiebraici. Ecco, ma venivano vissuti, come dire, queste pestilenze, questi flagelli, perché si pensava che in qualche modo chi ce l'aveva era colui il quale era responsabile di tutto questo. Quindi gli appestati venivano, gli infetti venivano considerati come degli appestati. Quindi era proprio anche un modo di diventavano Sì. dei re della società. Era proprio il dargli all'untore, cioè una caccia. E ovviamente in quella dimensione aggiustavi anche un po' i tuoi conti, cioè che i flagellanti nel flagellarsi passavano di villaggio in villaggio e nel frattempo rubavano razzie e ahimè a volte anche stupri. Gli ebrei, colpevoli, no, del deicidio storico e dunque ospitandoli. Dio ci sta punendo con la peste. Ebbene, gli ebrei spesso venivano anche in questo caso uccisi, derubati, tutti gli ebrei che erano dei liberi professionisti, magari possedevano candelabri, mobili più pregiati. Nel frattempo gli rubavi il tutto e siccome la Chiesa vietava all'epoca ovviamente il prestito, siamo agli inizi delle banche, non è ancora nata la Banca di Siena per capirci, gli ebrei svolgevano quella professione di usura. E in quel caso lì, dopo la peste, qualcuno ne approfittava per saldare il debito in quel modo lì, uccidendo direttamente l'usuraio. Dunque, come puoi immaginare, reazioni ampiamente irrazionali. Ma a te che appunto sei medico, dico una cosa. C'erano anche, ovviamente, più che mai, gli approcci razionali di due tipi. Uno, poi chiaramente sbagliato, non lavarsi. Nel metà 300, no, perché l'acqua è avvelenata, l'acqua è contagiosa, dunque non laviamoci. E dall'altro lato, invece, la soluzione è giusta. Il virus è nell'aria, dunque no, non respiriamo, ma isoliamoci, non entriamo in contatto con altre persone. Ecco, ma E qui dunque quella soluzione lì funzionava. c'è un link importante perché molte delle domande che stanno arrivando ci dicono spieghi, perché in questo modo credo che ci sia un link diretto tra quello che stiamo vivendo oggi e quello che si è vissuto nel passato, perché purtroppo, nonostante oggi viviamo questa pandemia con la forza in qualche modo della scienza, della ricerca scientifica, c'è ancora qualcuno che preferisce l'antiscienza. E allora nel nostro paese ormai, insomma, è attualità, di pensare che è meglio curarsi, per esempio, andando su internet, o che è meglio curarsi sentendo quello che ha fatto il vicino di casa, o che è meglio curarsi sentendo quello che si dice nelle piazze, anziché sentire quello che dicono i medici, gli scienziati e i ricercatori. Allora, questo è un link diretto, almeno di una parte, purtroppo, degli italiani. Ma perché secondo te prevale ancora così tanto oggi il sentimento dell'antiscienza, cioè questo modo di vedere il complotto dappertutto, come questo modo di pensare che la pandemia sia stata creata da qualcuno per in qualche modo cambiare gli equilibri del mondo e non vederla come si è sempre vista, come un evento naturale che è arrivato perché in qualche modo la natura, tra virgolette, si è ribellata perché qualcheduno ha fatto qualcosa che non andava fatto, i mercati dell'umido non sono certamente esempi di educazione civica, mangiarsi il pangolino o altri animali selvatici è certamente qualcosa che non va. Quindi, in qualche modo, come lo vediamo questo collegamento tra ciò che di sbagliato si faceva nel passato e quello che ancora qualcuno sta facendo di profondamente sbagliato oggi? Perché non dimentichiamolo che non seguire la scienza, non seguire l'evidenza della medicina porta evidentemente a essere curati in maniera peggiore rispetto a
quello che oggi fa la medicina dell'evidenza? Guarda, rispondo ben volentieri e nella seconda parte della risposta pongo a te, così facciamo un dialogo socratico, una questione. Beh, innanzitutto ne parlavo tra l'altro questa mattina in classe con la mia prima B del liceo classico e dicevo, un tempo, tutto sommato, credere ai complotti era più facile perché il sapere era ristretto. La conoscenza è sempre stata potenza, e più tu chiudi la conoscenza in mano di pochi, più queste poche persone hanno tanto potere. La Grecia è un po' un'anomalia con queste comunque scuole più aperte, anche se dentro l'Accademia di Platone era estremamente critico con gli avversari e quando poteva censurava. E anche i pitagorici non ammettevano molta circolazione delle idee se prima queste idee non fossero, appunto, non venivano valutate da Pitagora. Però in un mondo antico e anche l'Europa medievale, in cui il sapere è concentrato nelle mani di poche persone, di pochi centri di potere, è più comprensibile il fatto che l'irrazionalità o il credere al complotto fosse una strada percorsa dalle masse. Dalle masse. L'umanesimo e il Rinascimento con le scuole, l'università e l'Italia ne è un centro, un po' comincia a dare un colpo a questa idea di complotto, perché il sapere è sempre più circolare. Le nostre università, no, quella di Padova, Bologna, cominciano a far circolare il sapere e dunque progressivamente l'idea che ci sia il complotto di qualcuno comincia a perdere peso. Perché? Perché ovviamente è difficile immaginare che tutti si mettano d'accordo per fare un complotto, però questa opzione irrazionale nelle masse continua ovviamente a rimanere viva perché vuoi chiaramente l'ignoranza, un tempo era questo, non conoscevi, vuoi la paura, mi permetto di dire Marco, della complessità, poiché una cosa è complessa. Mi stai chiamando come Bruno Vespa, anche Bruno Vespa ieri sera mi ha chiamato Marco, forse perché Mattei non mi ha Ma mai scusami Matteo, ma non so perché Matteo, perché sono già Matteo io e ti ho chiamato, non so perché, scusa Matteo. Matteo, probabilmente la paura della complessità, cosa fa? Ti fa fare un passo indietro e questo passo indietro ti porta a scegliere delle vie veramente del complotto. Il complotto semplifica, il complotto riduce la complessità ovviamente ad un unicum e nell'unità le persone si sentono più sicure, Zeus padre protettore, il Dio unico, il colpevole, l'unità. Il problema grande è che noi abbiamo delle complessità che vanno decostruite, che vanno chiaramente affrontate e serve ovviamente una apertura, no, del sapere, della conoscenza e serve soprattutto un'alfabetizzazione scientifica che noi, Matteo, sappiamo in questo paese fatichiamo ad avere, a parte le eccellenze, ma la cultura scientifica in questo paese è molto bassa. Ed è qui la domanda che ti faccio. La divulgazione scientifica in questo paese è importante. Noi come filosofi un po' ce la caviamo, non sempre bene. Gli storici, no, da Barbero o ad Alberto Angela, se la cavano. E la divulgazione scientifica non è forse che potrebbe fare meglio? sono d'accordo con te, io ci sto faticosamente provando, subendo anche numerose critiche da qualcuno che dice che non faccio il mio lavoro quando sono qua con te o quando vado in televisione. In realtà questo è il mio lavoro, perché io, come te faccio il professore, tu fai il professore in una scuola media superiore, io faccio il professore universitario e noi abbiamo come missione, come voi del resto, la cosiddetta terza missione, che è proprio quella di fare ciò che facciamo oggi, quindi fare divulgazione scientifica. Il problema è che quando tu vuoi fare divulgazione scientifica, come quella che stiamo facendo qua io e te stasera, c'è qualcuno che pensa che non lo devi fare perché è più giusto che la si faccia tramite Google o che la si faccia tramite i social. Allora, io credo che la divulgazione scientifica sia fondamentale, dobbiamo secondo me alzare il livello, alzare l'asticella anche nel nostro paese, che purtroppo è rimasta molto bassa, e il proliferare di così tanti gruppi antiscientifici che nel nostro paese ormai hanno il no davanti, ormai abbiamo il no su tutto, no? Perché non c'è solo il no vax, c'è il no pass, il no mask, adesso poi ci sarà il no tampone, poi ci sarà il no cure ufficiali e sì alle cure invece quelle di Mago Merlino. Vede, questo è secondo me contraddistingue purtroppo un paese culturalmente non
che ha una cultura scientifica molto bassa. Secondo me è una responsabilità, e qui io la giro su di te, ce l'hanno probabilmente anche le scuole, nel senso che, ahimè, io vedo i miei figli, uno fa le medie, l'altro fa le superiori, non mi pare che la scienza nella scuola sia insegnata, almeno sto parlando di quella della mia materia, in maniera adeguata. Sì, gli fanno vedere come funziona il corpo umano, però poi quella parte un pochino più avanzata finisci di doverla fare all'università. Quindi io credo che bisogna sicuramente investire di più anche nella cultura scolastica, perché soltanto creando già a scuola, per esempio, la cultura vaccinale, la cultura della prevenzione, la cultura della scienza e della medicina, dell'evidenza, spiegando che non è che siccome io a casa mia ho trattato 100 persone con la liquirizia e sono guarite tutte 100, la liquirizia funziona per curare una malattia. Per fare la ricerca ci vuole metodo scientifico, vuol dire che io prendo un gruppo, ne prendo un altro di controllo, a uno gli do un farmaco, a uno gli do un placebo o un altro farmaco, vado dallo statistico, gli chiedo quante persone devono entrare in uno studio per avere una forza statisticamente significativa, e poi faccio lo studio. Per fare tutto questo, cosa ci vuole? Ci vuole ovviamente abnegazione, spirito di sacrificio, studio e lavoro. E allora quello che abbiamo creato in Italia, e non vorrei tornare sempre sul suo argomento, è che qualcuno si è improvvisato a fare degli studi che non aveva la cultura per farlo. Quindi dobbiamo, secondo me, tornare a fare divulgazione, cioè bisogna iniziare a fare divulgazione scientifica. Spero che anche la scuola ci possa dare una mano. Io mi auguro il più possibile in presenza. E qui a questo punto voglio farti una domanda. Mi piacerebbe sentire da un professore di scuola media superiore cosa pensano i ragazzi intanto della DAD, cosa pensano i ragazzi dei vaccini, perché io ho una sensazione, correggimi se sbaglio, che siano più convinti di vaccinarsi i ragazzi tra i 13, 14 e i 18, 19 anni che non i loro genitori. Perché questo? Perché forse i loro genitori sono troppo ignoranti dal punto di vista, ovviamente sto parlando scientifico, o perché i ragazzi hanno pagato sulla loro pelle 2 anni di DAD, che è evidentemente un surrogato di scuola? Guarda, le domande molto stimolanti. Rispondo alla prima. Cosa ne penso della DAD? Beh, dopo i primi mesi che portavano con sé una novità abbastanza anche eccitante, nonostante il dramma della pandemia, intendiamoci, però sei a casa, ti organizzi, scopri Meet, scopri Zoom, proviamo a fare delle relazioni. A parte i primi mesi, la DAD è stato poi un fallimento come motivazioni, non come possibilità di fare lezioni. Tu puoi farle delle lezioni. Il problema grande è che le lezioni erano poi riversare dei contenuti molto poi anonimi, poco coinvolgimento, è venuto meno la socialità, la comunità classe, i ragazzi non ne potevano veramente più e non ne possono più, perché c'erano insegnanti comunque abituati in un certo modo che hanno inteso la DAD come io metto contenuti, carico contenuti, faccio ripetere agli studenti questi contenuti, compilare form, verifiche, annullando il dibattito e la curiosità. E le scienze sfondi una porta aperta, perché anch'io sulle materie scientifiche sono poco soddisfatto del percorso dei miei figli. Sulle scienze non si può andare avanti il capitolo 2, il capitolo 3, 4, vai a scuola, ripeti, servono laboratori, la domanda, la curiosità, sperimentare, far vedere cos'è un metodo, si mettono lì e ripetono il passaggio, lo schemino che c'è sul libro del metodo di Galileo, ripetono quello, ma bisogna trasformare quello schemino in un'esperienza viva, così i nostri ragazzi si appassionano alle scienze, altrimenti vengono vissute in maniera passiva e passivizzante, mi permetto di dire, Matteo, come un po' tutta la scuola, perché la scuola, io ho scritto un pamphlet con la mia compagna, sì, cambiamo la scuola va cambiata portando i ragazzi più al centro, le ragazze dei processi di apprendimento, invece sono degli spettatori, di insegnanti che riversano dei contenuti. Quel tipo di scuola, che è robusta magari in certi licei, non può funzionare. Noi continuiamo a parlare di scuola pensando al liceo classico, al liceo scientifico. La maggior parte degli studenti fa linguistico, scienze sociali e poi professionali, tecnici.
In queste scuole la laboratorialità, la curiosità, la sperimentazione è centrale. Non si può tarare la scuola su quel 3-4% che fa il liceo classico, ormai 7-8% che fa lo scientifico. Questo è un grave problema, che veramente va proprio affrontato di petto. Dunque, prima cosa dico, la DAD non la vogliono veramente più i ragazzi. E sui vaccini ti do ragione. Vuoi che sono più aperti anche ad informarsi e hanno meno pregiudizi, sono tendenzialmente più vicini a vaccinarsi. C'è chi dice, beh, certo perché voglio andare in discoteca. Quindi, sono gli adulti che considerano i ragazzi dei bamboccioni che lo fanno per andare. Non è così, non è così, ma banalmente si stanno informando e vedono che cosa? Vedono che il vaccino aiuta, e aiuta non solo a tornare a scuola, aiuta anche a tornare a casa e stare meglio, perché c'è una prova, sei qui tu l'esperto, e comunque chi si ammala dopo essere vaccinato ha comunque la malattia, un impatto nettamente minore, e questo significa anche poter rivedere i nonni, poter frequentare chiaramente negli ambienti che altrimenti non potrebbero più frequentare. Su questo i ragazzi e le ragazze sono finiti più avanti. Assolutamente, consentimi di dare una informazione scientifica perché abbiamo dei dati che sono appena usciti da parte dell'Istituto Superiore di Sanità sui vaccini, che credo che sia importante per fare divulgazione scientifica. Allora, il report dell'Istituto Superiore di Sanità dice che i vaccini mRNA funzionavano prima della variante Delta per evitare ricovero e morte nel 91% dei casi, oggi funzionano all'89%. Quindi tengono e tengono benissimo, il che vuol dire che nonostante questa variante, che è una brutta bestia, ve lo posso dire dal punto di vista della contagiosità e della sua evolutività, i vaccini, ed è un report dell'Istituto Superiore di Sanità su oltre 20 milioni di vaccinati, dimostrano di funzionare. Quindi non credere oggi nei vaccini come unico strumento che abbiamo a disposizione per evitare che i nostri ospedali tornino ad essere pieni, vuol dire avere una concezione e una visione della realtà attuale come quella che probabilmente avevano nel 1300. Io quindi sinceramente preferisco essere illuminato da 7 secoli di studi che ci hanno portato a quello che abbiamo oggi, la scienza dell'evidenza, e ci hanno portato soprattutto i Certo. Probabilmente, ripeto, va spiegato bene, perché io non capisco quelle persone per cui la divulgazione scientifica, e voi quando andate in TV avete veramente un potere, ma anche una grande responsabilità, come dice Peter Parker, no? L'uomo ragno, da grandi poteri, grandi responsabilità. Voi con in TV avete la responsabilità di essere il più chiaro possibile, perché io non mi capacito della frase non si sa cosa c'è dentro. Ma com'è possibile dire questa frase? Come se ci fosse una oscurità, è tutto chiaro, ti dicono, non c'è più un mondo in cui qualcuno può iniettarti qualcosa di cui tu non conosci. Questa cosa qua va affrontata. Secondo problema, secondo me, è che ci manca Popper. Una volta, magari il prossimo mese ci rivediamo e parliamo un po' di Popper. Popper, già degli elementi, ce l'ha detto. Allora, la scienza procede anche per tentativi, ovviamente, e quando migliora va anche a correggere quello che ha detto prima. Perché una delle obiezioni che si fa ai voi virologi, tutto, hanno cambiato opinione, non sanno neanche loro cosa dicono. Ma se uno scienziato, dopo un anno e mezzo di pandemia, dice anche delle cose diverse, è perché sta studiando, e poiché ha più conoscenze cambiano anche delle valutazioni. Invece, coloro che criticano la scienza in questo modo, sai perché lo fanno, Matteo? Perché hanno una concezione di fede. Loro vorrebbero che la scienza fosse Dio, e Dio non sbaglia mai. La scienza non è Dio e può pertanto sbagliare ed è discutibile. Allora, cosa fanno? Poiché la scienza ha un margine di errore e di mutamento, allora fanno che dire? Prendo la scienza e la butto via. Mi viene in mente una foto dei Simpson in cui Bo, il barista, è stato appena guarito dalla scienza. C'è un'ondata di antiscientismo e lui prende la fiaccola e ha il grido: cosa mai fatto la scienza per noi? E vanno a bruciare l'ospedale e il museo della scienza a Springfield in preda a un antiscientismo. A me spaventa questa idea. Cioè, la scienza cosa ha fatto per noi? Ha cambiato idea, ma la scienza continua a cambiare anche, perché
cambiano i virus, cambiano gli strumenti che abbiamo, cambiano le conoscenze. Ma certo, perché guarda, io ti posso dire questo, io molti mi criticano, dicono ma Bassetti, c'è un Bassetti 1, un Bassetti 2, un Bassetti 3, come se io avessi cambiato idea drasticamente. È semplice quello che hai appena tu detto. Chi non cambia idea sono uno stupido, soprattutto nel modo di affrontare una nuova malattia. Per cui una malattia quando è arrivata, è evidente che io conoscevo determinate cose e non ne conoscevo altre. Avevo imparato ad affrontare questa malattia basandomi sugli studi fatti dai cinesi, che evidentemente forse non erano stati i migliori studi. Dopodiché l'abbiamo vista sul campo e abbiamo imparato a conoscerla, abbiamo imparato ad affrontarla. E quindi è evidente che le conoscenze sono cambiate. Magari noi nella medicina non esistono informazioni assolutiste. Un'informazione che oggi è giusta, domani può essere sbagliata. Guarda, perfetto. Noi sui vaccini, qualcuno critica e dice ah, ma voi avete detto di mischiare i vaccini, non l'avevate detto all'inizio. Ma certo che non l'avevamo detto, ma come potevamo saperlo? Abbiamo piano piano imparato a usarli, abbiamo detto che se mischiavamo un vaccino a vettore virale con uno a mRNA andava meglio. Cioè, fondamentalmente, la medicina è un qualche cosa in continua evoluzione, non è una scienza statica. La scienza statica non è scienza, perché sennò, evidentemente, E ce lo ricorda il grande dinamico, cioè, il grande Kant, uomo a cui tanto dobbiamo, che ci ricorda la scienza statica è una, la metafisica, che alla domanda che cos'è Dio continua più o meno a dare risposte con migliaia di anni, ma perché quella è anche la forza della metafisica, che è fatta di fede. La scienza che passa per il mondo empirico evidentemente ha nell'esperimento, nell'esperienza, nei dati che recupera e nelle valutazioni che dà il suo punto di forza. Questo aspetto qua va veramente ribadito. C'è un'altra cosa di cui vorrei chiedere una cosa, la questione delle cure a casa, perché a un certo punto si è creata la dicotomia, no? Io non voglio andare in ospedale, ci sono delle cure a casa, ma la lobby farmaceutica, va bene, impedisce, la lobby dei medici, che si sviluppino le cure a casa. Perché ha preso piede questa teoria? Perché anche qua si è inserita purtroppo una malattia congenita nel nostro paese, che è una malattia gravissima, incurabile, che è la malattia che di ogni cosa bisogna diventare partigiani. C'era un grande cantante che diceva che la vasca da bagno è di destra e la doccia di sinistra. Ebbene, anche in questo siamo riusciti a far diventare che le cure domiciliari erano di una parte, mentre quelli come me, che hanno detto dal principio che si poteva curare la gente a casa, ma che in ospedale in alcune situazioni si andavano meglio, venivano considerati dall'altra parte. Allora, abbiamo la politica è entrata a gamba tesa in questa pandemia. Credo che la politica ne uscirà e ne sta uscendo alcuna politica con le ossa rotte dalle pandemie, perché quando tu ti metti contro la scienza e quando ti metti contro la medicina dell'evidenza ti fai male, e mi pare che sia abbastanza evidente quello che è successo anche negli ultimi giorni a livello politico. Allora, le cure domiciliari sono molto semplici. Qualcuno dice, continuano a dire tachipirina e vigile attesa, come se ci fosse una parte di noi medici che avesse interesse a tenerti a casa e farti morire. Ma noi all'inizio di questa infezione non sapevamo bene che cosa si dovesse fare. E quindi noi cosa insegniamo agli studenti? Che cos'è la vigile attesa? La vigile attesa è visitare i malati, andare a guardarli, vedere com'è l'evoluzione di ogni malato. Bene? Lo puoi fare andando a casa del malato, lo puoi fare telefonicamente quando magari hai difficoltà a farlo. E questa è la vigile attesa, che è un atteggiamento che insegniamo quando si fa semeiotica medica, terzo o quarto anno di medicina. Quindi è la base del nostro modo di fare i medici. Quindi la vigile attesa non è una cosa che deve essere vista come una cosa negativa. Deve vigile attesa, vuol dire vigilare, guardare, controllare, usare le mani, fare il chirurgo. Quindi io non lo vedo come un qualche cosa di negativo. Certo. Quindi, anche perché questa è una malattia che 5% va male, ma 95% va bene senza niente, con un antinfiammatorio blando o addirittura senza nulla. Abbiamo visto fare ad alcuni di questi fantomatici gruppi di cure domiciliari dare
5 farmaci a gente che aveva solo il tampone positivo. Dare l'eparina, dare l'antibiotico, dare il cortisone, dare l'aspirina, dare le vitamine, dare la lattoferrina. Bene, in alcuni casi probabilmente ha senso e si possono utilizzare, lo abbiamo fatto anche noi. In certo. Altri probabilmente no. Allora, quello che deve essere il messaggio che arriva è che non esiste una cura unica per tutti. Non esiste dire al paziente vai su internet e scaricati il protocollo del cura domiciliare. Perché qui non è che possiamo andare a fare il risotto alla milanese guardando il libro di ricette o andare al centro del bricolage, comprare il seghetto e costruirmi la casetta degli uccelli. No, qui per prescrivere i farmaci c'è dietro uno studio che viene da 30 anni di lavoro. Io per fare il mio lavoro, spero di farlo bene, ho studiato 30 anni, cioè continuo a studiare. Per cui questa delle cure domiciliari è il modo di voler dire che tutti si possono curare. È quello. E questo è sbagliato, è un errore clamoroso e alcuni lo hanno sposato e ne stanno pagando evidentemente. Ma addirittura mi sembra un convegno in Parlamento c'è stato in Italia. Ma dove hanno detto che si può curare il Covid con la liquirizia. Cioè, voglio dire, è stato detto di usare l'ivermectina. L'ivermectina è un farmaco che ha dimostrato di avere un'attività antivirale nei confronti del SARS-CoV-2, ma i dosaggi a cui devi usare questo farmaco sono talmente alti che diventa tossica. Per cui qui sì, i rischi sono maggiori di benefici. Non come viene detto, per esempio, sui vaccini, dove si dice che i rischi sono meglio. Però tutto questo viene interpretato dal popolo, che viene ovviamente strumentalizzato dalla politica, perché naturalmente tutto questo è fatto per dire ah, vedi, quelli che ci governano sono cattivi, mentre quelli che vorrebbero governarci sono bravi. No, non è così. Non è la teoria del bianco e del nero. Certo. Quindi io credo che queste fantomatiche cure domiciliari abbiano avuto nel nostro paese. Alla fine devo dire che averle sposate dal punto di vista politico le ha anche molto danneggiate, perché il principio era corretto. Io devo dirti la verità, che sono stato uno di quelli che ha detto che era giusto che ci fossero dei protocolli fatti dal ministero adeguati. E oggi devo dire che ci sono, li conosciamo e sono quelli che usiamo tutti i giorni. Ma senti, prima di chiudere, perché siamo arrivati quasi una mezz'ora, volevo farti una domanda sempre relativamente a un po' discorso di filosofia o altro. Tu pensi che perché secondo te c'è in una parte dell'opinione pubblica la teoria che tutto quello che è successo è un complotto, un gomblotto, per dire, perché secondo te? Perché io non lo capisco questa cosa qua. Cioè, anziché vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, che è quello che grazie ai vaccini stiamo tornando ad avere una vita normale, che le cure oggi riusciamo a curare tutti dopo quello che abbiamo passato, no, c'è la teoria che è tutto un grande complotto. Perché secondo te la gente deve pensare al complotto? Secondo me c'è un problema di crollo anche un po', no, delle grandi certezze. Noi viviamo in un'epoca, lo vediamo anche con la mediocrità della politica, non solo in Italia, e ci sono delle eccezioni, ma un po' in tutto il mondo. C'è un po' il crollo dei grandi anche, no, pilastri, delle grandi case, dentro cui c'erano delle certezze, dove si studiava anche. Ti faccio due esempi agli opposti. In Italia, quando tu andavi, eri della Democrazia Cristiana o del Partito Comunista, affrontavi un percorso per diventare comunque un quadro dirigente, va bene, fatto anche di studio, di confronto, e c'era un po' di fatica. E dentro questo partito, i sindacati, o pensi ai giornalisti che avevamo, Biagi, andiamo indietro, c'era una serietà che comportava comunque una crescita dello spettatore, il quale, per confrontarsi con quel giornalista, per parlare con quel tuo dirigente sindacale, doveva veramente crescere. Gli insegnanti stessi non erano solo dei giocherelloni, ma a scuola si pretendeva tanto e si faceva anche politica, nel senso alto del termine. Ora, tu cosa cominci a dire? A scuola no, progetti, certificati, finire il programma, non devi scontentare i genitori, gli insegnanti, gli studenti sono dei clienti, giornalismo, chiunque fa il giornalista, trasmissioni televisive dove uno si accavalla con gli altri, cioè la qualità è venuta molto meno, ok? E a quel punto lì, nella perdita anche di alcune certezze, vale tutto. Stiamo vivendo veramente, Matteo, la morte di Dio che Nietzsche aveva pronunciato si è verificata.
tutto è interpretazione, radicalmente, aveva detto Nietzsche. E adesso i tempi, tutta interpretazione. Guarda che ci sono alcune maestre che ho conosciuto che dicono magari che i cinesi lo hanno inventato apposta. Ci si sentono delle cose improponibili, senza basi, senza teorie, senza documenti. Si vengono, dico, perché? Perché appunto c'è un po' un crollo di tutti quelli che erano, potremmo dire, le certezze o i pilastri. E in chiusura, quando crolla Dio, quel Dio metafisico, quei padri anche molto ingombranti, quelle madri molto ingombranti sono venute meno, c'è un'unica strada. Autoresponsabilità, crescere, studiare. Dico sempre ai miei ragazzi, ai miei studenti e studentesse: siate curiosi, leggete, informati. Oggi in un cellulare avete la biblioteca di Alessandria d'Egitto. Il problema è che bisogna saper girare dentro la biblioteca di Alessandria d'Egitto, altrimenti tu ce l'hai lì, ma vai a mangiare dello sushi, il kebab o il McDonald's a fianco e non ti accorgi neanche che lì c'è la biblioteca di Alessandria d'Egitto. Noi insegnanti a tutti i livelli. Io liceo, tu che entri all'università, ma le maestre, i maestri sono fondamentali perché una mente ben fatta comincia a costruirla alla scuola primaria. A volte, io sono teorico del non è mai troppo tardi, perché il mio canale ha molte persone anche anziane che passano, però non è mai troppo tardi, va bene, ma se lo facciamo prima direi che è ancora meglio. Guarda, io non condivido quello che hai detto. Di più, io credo che se noi vogliamo combattere sempre di più e sempre meglio questo virus, ma in generale il virus più grande che purtroppo secondo me oggi attanaglia il mondo, che è il virus dell'ignoranza, c'è solo un modo. E diciamolo da parte di due professori. Io ho grande stima del corpo docente italiano, credo che la scuola italiana sia ancora una delle migliori del mondo. Anch'io. Modo che abbiamo è quello che dobbiamo innalzarci tutti di più culturalmente e non lo facciamo attraverso questo strumento che abbiamo davanti, ma lo facciamo ancora oggi, secondo me, diciamolo sui libri di scuola, con l'esperienza, quella della vita di tutti i giorni, con le vissute, andando a scuola e soprattutto alfabetizzando e alzando un po' di più il Alzando. livello culturale del nostro paese che lo dimostra quello che sta succedendo nei nostri giorni con tutte queste teorie del complotto, di questo e di quell'altro, è evidentemente frutto di una grande ignoranza. Io purtroppo noi siamo qua per parlare a tutti, però parliamo di più, credo, a chi Assolutamente. parlare, perché anche oggi qualcuno ci ha dato dell'ignorante, ci ha dato dell'idiota. Dispiace, non possiamo piacere a tutti. A noi piace piacere a chi ha testa e intelligenza per capire. A quelli che non capiscono possono stare lontani dai nostri spazi. Matteo, ti ringrazio molto. Sono sicuro che ci saranno altri momenti. Naturalmente questa nostra chiacchierata rimarrà scaricabile sulla mia pagina Instagram e credo anche sulla tua pagina Certo. YouTube. Grazie molto, è stato un grandissimo piacere. Grazie a te Matteo e buona divulgazione a tutti. Ciao, 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 Grazie, ciao. buona serata.